Seas of Lotus. Oggi vi portiamo il nostro solito commento sugli spoilers dell'espansione uscente, in questo caso Jumpstart Historic Horizons. Allora, piccola attenzione, perché ho visto un paio di persone confuse, perché giustamente esce talmente tanta roba che molti non riescono a rimanerci dietro. Questo set non uscirà in real, quindi anche se avete tante belle ristampe che magari vorreste, non le otterrete come carte fisiche. È solo per arena, è un set di oltre 700 carte, di cui 21 con effetti che sono attuabili solo in ambiente digitale, quindi ovviamente arena. Detto questo, andiamo a vedere di cosa è composto, cosa è uscito e cosa c'è. Allora, a grandi linee hanno messo le carte dei Modern Horizon, che infatti ora c'è Horizons nel nome, che hanno un power level bassino per il Modern. Sono carte carine, ma un po' fringe, che non hanno visto praticamente nessun gioco o qualche volta in qualche mazzo di nicchia. Allora, Necrogoyf carino, si può fare tutto, fare le creature in cimiteri, niente di che, niente, bello perché fa scartare, ma niente di che. Bazaar Trademage invece è carino, costo 3-3-4, quando entra peschiamo 2, scartiamo 3. Allora, è carino un mazzo mono blu tempo, che comunque è un po' uscito dal meta, perché comunque se fate la curiosity di turno 1 avete tante carte da scartare poi in late game. Ma la cosa bella più che altro è che con 3 un 3-4 sopravvive dalla Elika. C'è da dire che comunque c'è il genio di Dominaria, che è probabilmente più forte. Però qualche volta looting magari quel mazzo lo vuole fare. Carina, è un'aggiunta carina. Non ci punterei troppo, ma carino. Chatterfang, bello, lo conosciamo, amico dei grandi piccini. Probabilmente non diventerà un mazzo competitivo scoiattoli, però è ancora presto per dirlo. Ovviamente parlo solo di Arena Historic. Ma vogliono introdurre comunque l'Historic Brawl, quindi è un'ottima opzione, perché può diventare il vostro comandante. Davriel è una delle carte speciali del set, quelle solo digitali, che ha degli effetti molto spicy. Eccolo qua. Allora, l'ho aperto di qua perché non possiamo vedere tutto. Allora, il più uno è facile. Fino al prossimo turno, ogni volta un avversario attacca, te o un tuo Planeswalker deve o scartare una carta o sacrificare una creatura attaccante. Attenzione, c'è scritto che if they can't, quindi se state giocando contro un mazzo aggro spinto è carino perché gli blocca tutti gli attacchi, perché a quel punto lui deve sacrificare tutti gli attaccanti se ha zero carte in mano. Non è male, perché comunque col più uno porta sempre via qualcosa. Il meno 2 lo vediamo più tardi perché è quello più lungo. Meno 3, meno 3, meno 3 perpetuamente. Non male, perché comunque una removal ammazza gran parte delle carte. Il meno 2 è praticamente la finisher di questo Planeswalker. È randomica, vi dà una scelta fra queste 3 e fra queste 3, perché vi dà praticamente un bonus forte e un malus. È un malus forte, è un malus. Allora, di tutto ciò, bene o male, quelli più fighi sono, per esempio, riprendi due creature dal cimitero alla mano e si pompa di più uno perennemente. O avere un emblema che ti fa fare cioè, la race non la perdi più. Ogni volta che peschi una carta guadagni 2 punti vita. Cioè, volendo quindi tappi 4, hai già preso qualcosa che fa l'emblema. Turno 4 o 3, se magari l'hai rampato. I malus sono comunque abbastanza brutti. Però niente di incredibile. Questa sì, più che altro questo è bruttissimo perché ti esili dalla cima 2 carte ogni volta che peschi. È proprio troppo. Questo magari può essere di costare uno in più, ma si può gestire. E questa, se giochi anche le creature nel mazzo, può essere un problema. Comunque, andiamo avanti. Allora, Chiora ha anche un'altra carta solo digitale, ma lei è molto più facile ed molto carina. Allora, è bella perché più uno evoca nella vostra mano un Hatchling Kraken, quindi uno 0-4 costo 1. Quindi praticamente comunque fa un pesco carta e vi mette un bel muro che la difende. Poi più uno stappa una creatura o terra che controlli, previene tutto il danno che le viene fatto e che farebbe. Ottima, praticamente bloccate, fate un'estasi, un pacifismo su una creatura o una terra. Non male. Attenzione che ci sono le terre animabili, quindi comunque è utile il fatto che blocchi anche il danno dalle terre. La meno 3 è bella, che è la sua finisher, e dice puoi sacrificare un Kraken e se lo fai che fai un 8-8, il che è perfetto perché lei entra, più uno faccio uno 0-4 ad aggiungere la mano, il turno dopo lo calo e se ho voglia, e so che l'altro non mi fa removal in risposta, faccio un 8-8. Non mi pare male fare un 8-8 turno 5. E, tra l'altro ha anche una bella sinergia con le creature polimorfo,
perché i polimorfi sono anche Kraken. Ranger Capitan di Eos, molto 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 bello. Praticamente costo 3, 3-3, si cicla prendendo un altro drop a uno dal mazzo e sacrificandolo fa silenzio sull'avversario. Cioè, mezzo silenzio perché può castare le creature ancora. Molto bello. Sarkhan è anche un altro solo digitale. Allora, più uno, i draghi nella tua mano guadagnano perpetuamente questa spell, costa uno in meno per essere castata e puoi pagare X anziché... Radden Paitis Mana. Puoi pagare praticamente il costo di mana della carta come ti pare, perché lo fai diventare un X. Costo per X, cioè nel senso, fatemi spiegare meglio. Il vostro drago costa Penta, per esempio Tiamat. Costa, adesso Tiamat costa X, dove X è pari al suo mana value. Quindi potete pagare 5 come diavolo vi pare. Non male, perché ci sono molti draghi di tanti colori. Ma è più bello più che altro perché sconta di 1 e tra l'altro vanno in combo perché a questo punto Tiamat costa 4 perché la scontate e poi costa X. E hanno fatto questo warding strano per far sì di poter scontare i draghi che non hanno colorless. 0 evoca, quindi aggiunge la mano, un Shivan Dragon. Gli Shivan Dragon sono dei 4-4 che hanno Fire Breath sostanzialmente. Non è male perché comunque costano 5 quindi in curva sono subito dopo e poterne farne uno a turno non è male, no, assolutamente. Meno 2, Sarkhan fa 3 danni a una creatura, non male, fa rimozione. Questo è molto molto spada. Sì, Season Pyromancer secondo me lo giocheranno in tantissimi. Tra l'altro sto giocando bianco-rosso Midrange, questa carta ci finisce proprio dentro agile, finisce in Arcanist proprio agile, bellissimo, davvero sono contentissimo, questa sarà una carta fortissima. Forse anche un po' troppo forte per Historic. Già in Modern vede tanto gioco, boh, vabbè, sono contento. The First Sliver, molto bello perché consente appunto di fare il commander di Sliver in arena, quindi Historic Brawl. Yawgmoth, bello, non scomba perché non ci sono le creature con Undying, ma è molto bello, può fare delle sinergie carine, magari nel Rakdos Arcanist togliendo l'Urus e sacrificando i tokenini per fare boiate. Non male, bello. Ave Boy è una carta un po' funny, ci sta. Questo qua in realtà, allora in Modern ha praticamente zero successo. Qua può avere successo perché comunque è un formato diverso. Fare anche solo tappo 2, 3, 1 che mena così a caso va bene. Delirare è più difficile, però sti cazzi se non lo fai. Questo può avere più successo con Historic. Ha messo un pacchetto Sliver, quindi bello, solo Double Strike. Questa è bellissima, Bray Apprentice, può far sì che i mazzi Tempered Steel abbiano molto più senso. Perché mette due pezzi da solo. E in più ha anche degli effetti carini. Di sacrificare artefatti e fare vantaggio carta, tra virgolette, o pompare. Non male, questo vabbè, per scoiattolo ci sta. Questo è bellissimo per i Sliver. Questo probabilmente è il motivo per il quale forse può essere forte in costruito, perché c'è cioè, Flying Haste costo 2 a tutti. Vabbè, carta Fanny. Ardent Scales magari. Oddio, non c'è Ravager. Non lo so, carina ma non troppo. Bellino, questa è be molto bella, è bella in tutti i formati, costa 1, non ha sfighe. Bella anche per Tempered Steel, bella per Umani, bella per Umani, tra l'altro vedrete una carta dopo è davvero forte adesso. Non male. Inutile, inutile. Carina, può fare qualcosa, non può fare le combo fighe del Modern, ma ci sta. Una finisce solo digitale, non male, praticamente continua a resuscitarsi, ma non mi sembra niente di eccezionale. Nether Spirit, carino, è una carta vecchissima in realtà. Che si rianima se lui è l'unica carta nel tuo cimitero. Però vabbè, ci può stare. Nettlecheese, bello, si gioca in Affinity di Modern, si pompa per ogni artefatto, però qua mancano un bel po' di carte bomba. Carta, andiamo subito all'altro sodo, che è Restoration Angel, bellissimo, questa è una carta davvero fortissima e darà tanti problemi a Jeskai Control, che è un tier 1 del formato, perché non la gestisce, perché ha flash, quindi te la faccio nel tuo e non ci puoi fare Elika sopra, devi per forza farci il counter se vuoi proteggerti i Planeswalker. E io poi nel mio mi faccio la mia spell tranquillo. Bellissima. Poi fa value con le creature con l'ETB. Carta fantastica. Bello per i mazzi incantesimi. Bello per i tramutanti. Quindi ci sta per il pacchetto. Bello per i mazzi incantesimi. Quindi di nuovo combo. Questo solo per il digitale, ma niente di particolare. Questo bellissimo per gli incantesimi. Quindi prendete l'archetipo può nascere. Questo purtroppo qua non è forte per il semplice fatto che sì, ok, abbiamo Shockland e Triomi, ma non abbiamo le fecce. Questo è forte con le fecce. Talia's Lieutenant apparentemente può rendere Umani giocabile perché già gli mancava poco per essere forte, questo è uno degli Umani più forti che ci sia.
davvero ottimo, perché adesso almeno c'ha 8 lord, tra questo e il generale quello di Coria. Talk to Monitor, bello. Non so se può spingere artefatti, come per esempio anche se bella anche Zabaz, ma non so se può spingere giocare Arden Scales. Magari le giochi per fare Tempered Steel, ma non può pochi artefatti, non lo so. Bisogna ancora vedere l'asset completo. Quest'anno per ora come ora, secondo me hanno poco potenziale. Bisogna però vedere l'asset completo, anche 700 carte sono tante. Questa è carina, evoca delle spell strane, tipo Dark Ritual, Spada Spighe, Fulmine, Crescita Gigante, solo che sono spell che stanno in mazzi completamente diversi, quindi cioè questa alla fine è un artefatto da controllo perché è molto grindy, quindi non giochi tante creature. Se ti esce Crescita Gigante, che diavolo te ne fai? Ma anche Dark Ritual alla fine ti serve poco, perché comunque non lo fai in early questo, tappandoti out. Bellissima la Dragon Channeler, può far sì che ci siano dei mazzi tempo. Bello, però non mi sembra ci siano troppi ninja nel formato. Scoiattoli. Questo è bellissimo per i mazzi Blink. C'è già il mazzo Blink con Ephemerate, Trat'tusk e altre carte fighe. Questo gli dà una bella spinta. Timeless Witness, bella in questo mazzo qua. Ovviamente l'unica sfiga della Timeless è che stando fuori da Collected Company è molto nerfata. Ovviamente. Non ci daranno probabilmente l'Eternal Witness, però anche questa non è male. Undead Ogre è bello anche da solo senza la sinergia con gli zombie, perché comunque si cicla. Se usciranno altri zombie si può fare un bel mazzo. Tra l'altro si può giocare un mazzo tipo BV Dead Guy Ale, tipo che come 2-2 aggressivo che si cicla con qualche zombino, non male. Poi Davriel Withering, molto bello, perché comunque meno 1, meno 2 perpetuamente è carino. Poi è praticamente cioè, anche se la creatura sopravvive, comunque ha preso un ottimo debuff che rimane per sempre. Poi cosa c'è ancora interessante? Questo è bello per Goblin, può splashare verde, comunque questo qua sconta Muxus, quindi è importante. Ah, di ninja hanno fatto questo, quindi non male, non male. Ninja può essere molto interessante con questo. Ce ne sono solo due per ora, questo e l'altro blu nero. Però è già qualcosa. Anche questo è ottimo col ninja, anche se non è un ninja, perché triggera facilmente ninjutsu e poi riprendendolo in mano e rigiocandolo scry 2. Questa probabilmente non si giocherà, non è forte. Mo l'ho detto, sarà fortissima. Hanno l'init bellissima, perché comunque target ce n'è anche facendo solo due danni. Delirio è più difficile da fare che in Modena, sì, perché non ci sono le fetch. Però sti cazzi, è una carta bellissima lo stesso. Questa è anche una bella carta. Scegli creatura o terra, reveal top 4 e metti tutte quelle nominate. È molto bella perché comunque un lead stampede costo 2. Se vi serve mana, cercate il mana e magari in media pescate due terre. E se vi sono creature, comunque almeno 2 o 3 le prendete, quindi si ripaga tranquillamente il mana speso. Queste sono carte solo evocate, quindi non l'hanno messa nel formato, cioè ci sono solo altre carte qua che le generano. Scusate, sono andato un po' di fretta, ma cercavo di coprire bene o male ciò che ritenevo più importante delle carte. Poi, man mano che usciranno altre robe, ovviamente continueremo a commentarle. Magari faremo anche una live a riguardo, così possiamo andare con più calma, senza il format del video che impone, tra virgolette, di fare i video comunque non troppo lunghi. Detto questo, vi saluto, ci vediamo alla prossima e ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi e